Un laboratorio didattico aperto agli studenti delle scuole superiori della città, una o due giorni alla scoperta del cantiere che ha riguardato i lavori di manutenzione e conservazione di Eraclio, lo storico colosso della città di Barletta. Tra ieri ed oggi per gli studenti è stato possibile osservare da vicino la statua bronzea, apprendere le tecniche adottate per la manutenzione effettuata dopo circa 3 decenni. Tra qualche giorno Areco, siccome è meglio noto ai barlettani, tornerà a riabbracciare i suoi concittadini. Era giusto anche che soprattutto i giovani, i nostri giovani, capissero quali fossero le vere motivazioni di questa preclusione appunto alla vista e da lì anche approfondire quella che è un po' la storia di questa statua e anche forse avere anche il maggiore rispetto per questo bene della città. Il sindaco ha voluto farne scoprire una parte durante il periodo di Pasqua proprio per cominciare a far riappropriare appunto del nostro gigante la città e soprattutto i turisti che abbiamo avuto durante i giorni di Pasqua e quindi tra pochi giorni il nostro gigante ritornerà ad essere parte di questo splendido centro storico. Potremo finalmente riconsegnare un pezzo di identità a questa città, alle radici di questa comunità. E finalmente potremo dare una carta d'identità al nostro Eraclio, per cui con le importanti analisi e indagini che abbiamo ottenuto sarà possibile dare quindi una datazione e anche il luogo in cui è stata affusa questa meravigliosa statua. La cosa più importante è stato attivare un percorso anche di condivisione con le scuole, ci è sembrato il modo più adatto per costruire un percorso appunto di natura anche culturale e di approccio a quelle che sono generalmente le opere pubbliche, da sempre viste come qualcosa di altro, ma portare all'interno di un cantiere studenti e ragazzi, cittadini che possano conoscere non solo il loro bene, la loro identità, ma anche le tecniche di intervento sul restauro effettuato, mi è sembrata una cosa molto interessante.